I due ospiti li abbiamo detti, li andiamo a presentare. Partiamo dalla pallavolo femminile, la storia è qui, veramente sfido chiunque a dirci che non è così. Francesca Piccinini, ben ritrovata. Ciao ragazzi, siamo stati troppo buoni oppure no? Come? Siamo stati troppo buoni oppure no? No, siete stati fantastici. Meno male. Grazie della presentazione. È un orgoglio per noi averti qui con noi. La stima, ma dal punto di vista umano e dal punto di vista sportivo, è assolutamente straordinaria. Innanzitutto vogliamo chiederti come stai, che è la cosa più importante in questo momento. Sto bene, perché comunque sono fortunata, hanno avuto febbre e quindi sto nelle mura di casa. Da sportiva cerco di allenarmi in casa, non è semplice, però invece di andare a correre per strada ho trovato un'altra soluzione, di fare un po' di lavoro aerobico con la corda nel balcone di casa o vicino sotto in garage. L'importante, ecco, non andare a casa. E poi quando sono a casa ogni giorno ho il mio programmino che mi ha mandato il mio preparatore atletico, e quindi faccio lavori domestici con casse dell'acqua, pesi inventati, e cerco di tenermi in forma, anche se non è facile. Quello che dicevamo è che adesso c'è un avversario in più, perché il freddo, si è abbassata la temperatura, quindi nemmeno il balcone di casa ti può aiutare in questo momento. Questo 2020 è partito veramente malissimo, incredibile. A ogni modo, sì, questa in tradizione... effetti, sì, sì. Le temperature si sono abbassate tanto, quindi è meglio non andare fuori il balcone a fare esercizi, porta, lavori nuovi, perché c'è il rischio di ammalarsi, che in questo momento è meglio evitare. Allora, questa trasmissione si chiama Io resto a casa, perché chi è a casa ha bisogno di compagnia, anche dei grandissimi volti, no, dello sport italiano, come Francesca Piccinini. Ci stanno arrivando tantissime domande, e una in particolare, partiamo col botto. Dobbiamo farla quella domanda. Cioè, veramente, un'apoteosi, un mare di gente vuole sapere se Francesca Piccinini ci sarà nel 2021 alle Olimpiadi, e noi fuori onda ne parlavamo un pochino, no? Perché è dura, è difficile, passa un anno, però poi la vediamo in formissima, quindi di conseguenza scatenala questa apoteosi di entusiasmo, diccelo che ci sarai. Beh, in formissima ero in formissima, adesso devo mantenere questa forma, non è facile, perché comunque a casa si tende a fare una vita tra virgolette sedentaria, anche se io sono una che cerca di... Cioè, sono occupata comunque tutto il giorno, cerco di fare qualsiasi cosa. E alla domanda alle Olimpiadi, giustamente hanno rimandato, perché era troppo a rischio, eravamo troppo a rischio noi atleti, e penso che sia giusto la rimandata di un anno. E io... Non lo dai, so ancora, è troppo fresca, vediamo, solo il tempo, c'è da pensare, sono una che pondera sempre le decisioni, ci pensa un calma, vedremo, non so. Ci speravi comunque prima di questo purtroppo caos coronavirus, appena sei tornata in campo, perché sei tornata in campo a inizio anno, ma sei tornata come sempre nel modo giusto, la Piccinini, sia per quello che rappresenta a livello storico, ma anche a livello tecnico in questo momento, di sicuro non scende in campo per fare la comparsa o per recitare una parte, scende in campo per essere protagonista, e lo sei stata. Ci speravi prima di questa interruzione? Ma io comunque... avevo in testa questa cosa qua e volevo provarci con tutte le forze, con tutti, come ho sempre fatto, quindi sì, ci speravo. Poi chiaramente è il campo che ti dà la possibilità di far vedere quello che sei. Questa interruzione ha creato problemi e niente, vediamo. Adesso il mio unico obiettivo sarebbe quello di concludere questa stagione con la Univa, però vediamo, adesso aspettiamo le varie indicazioni, dobbiamo aspettare il 3 di aprile, vediamo cosa decideranno.
Francesca, prima di continuare a parlare di nazionale, noi ovviamente la trasmissione si chiama Io resto a casa, tu sui social, ma non solo, ci hai messo la faccia anche per lanciare un appello importante, in particolar modo a sostegno e di vicinanza alla città di Bergamo, che ti ha vista grande protagonista proprio negli anni d'oro della pallavolo anche bergamasca. Che cosa ti senti di dire in questo momento ad un popolo che dal punto di vista sportivo, soprattutto con il calcio, sta vivendo un'annata straordinaria e che adesso si trova purtroppo ad affrontare la partita più dura della sua storia? Ah, sicuramente, io Bergamo ce l'ho nel cuore, abbiamo vinto tantissimo insieme e penso che si vincerà anche questa battaglia, è dura. Sono vicino a tutte le persone bergamasche che sono in difficoltà in questo momento, ma reagiremo sicuramente e torneremo ad essere più forti di prima. Io penso che questo momento difficile che stiamo passando in Italia, ma in tutto il mondo, penso che ci servirà un domani essere migliori e apprezzare tante cose che ultimamente non si apprezzano più, quindi penso che sia importante. Alex, hai qualche curiosità? Allora, arrivano già le domande da casa, c'è chi chiede chiaramente se adesso in questo periodo negativo è difficile rimanere in forma, però già ci hai spiegato e secondo me comunque l'esperienza di una giocatrice che conosce bene la gestione no, del proprio corpo sicuramente saprà come rimanere in forma. Io sono di quelli che è ottimisti, no? Quindi secondo me la Piccinini la vedremo nel 2021, però poi non voglio assumermi assolutamente alcun tipo di responsabilità. Altri ci chiedono di ripercorrere un pochino la tua carriera, come è nata da Piccinini bambina l'amore per questo sport, per questa pallavolo. Tra l'altro è una pallavolo che tu hai visto cambiare negli anni. Tantissimo, c'era il cambio palla, c'era la palla bianca, non c'era il libero, tante regole diverse, quindi sì, la pallavolo è cambiata tantissimo in questi anni. Ieri davano delle partite del 2002, io ero giovanissima e è strano, ma mi sono sempre ho sempre cercato, ecco, di crescere con la pallavolo fino ad oggi. La pallavolo è uno sport che ho amato a prima vista e ancora oggi sono innamorata di questo sport, mi porta a giocare ancora a quest'età. Il fatto che tu sia cresciuta con quel tipo di pallavolo, ricordavi il cambio palla, il centrale che riceveva, erano altri tempi. Questo ti ha portato ad essere competitiva anche oggi, Francesca? Cioè ti ha aiutato in una crescita che oggi vede Francesca Piccinini ancora grande protagonista della nostra pallavolo? Ma sono una che non cerca di fare sempre tutto al 100%, quindi anche nell'evoluzione della pallavolo anch'io mi sono evoluta, quindi ho cercato di migliorarmi certe cose che facevo più fatica e andavo a passo della nuova pallavolo. Ne arrivano altre che ci chiedono se vedi una tua erede, la classica domanda, se c'è qualcuna che ti assomiglia come stile. Questa era la Silla per completezza? Miriam è una giocatrice che mi piace tantissimo perché è migliorata tantissimo in questi anni e poi ha quel sorriso che in campo ci vuole, quella spensieratezza che deve essere, perché comunque è un gioco e bisogna divertirsi, sì, e lei quando gioca si diverte, quindi sì, Miriam potrebbe essere. Altra domanda che ci arriva, tra le oltre 3.000, 4.000, non so quante ne hai giocate in carriera, sono più di 500 quasi con la nazionale, qual è la partita più emozionante della tua carriera? Quella che ricordi con maggiore emozione? Quella del 2021 magari, alle Olimpiadi. Può essere quella del 2021 alle Olimpiadi? Perché no? Non è pressione psicologica questa, assolutamente. No. Tutte, perché comunque ogni volta che scendo in campo cerco di dare il 100% e quindi
sono sempre uscita dal campo contenta di quello che ho dato, perché ho sempre cercato di dare quello che avevo, quindi qualsiasi partita, qualsiasi vittoria, anche la sconfitta mi ha fatto crescere e mi ha fatto diventare quella che sono, una combattente. Ma che sensazioni ci sono invece per quanto riguarda il mondo del volley in questo periodo strano? Si riprenderà, si chiuderà comunque una stagione, si andrà avanti come se nulla fosse una volta terminata? Sì, anche questa... perché nella pallavolo sì. Potrebbe essere più semplice, correggici se sbagliamo, perché c'è già prevista la Final Four, quindi sarebbe anche meno complicato ultimare la stagione. Francesca, che sensazioni avete voi? In questo momento è difficile, nel senso il campionato si potrebbe anche terminare, c'è da capire un attimo, le varie società si devono mettere d'accordo tutti e non è semplice. Noi atlete dobbiamo solo aspettare e cercare di metterci a disposizione dei club e di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Quindi adesso aspettiamo nuove indicazioni e speriamo che nei primi di aprile iniziamo ad allenarci per poi finire questa stagione. Prima di lasciarti ti leggiamo alcune domande. Irene Tenerelli ci scrive: come ti trovi a Busto? E la domanda che aggiungiamo noi è: come è nata la trattativa per il ritorno in campo e per l'approdo a Busto? Beh, a Busto mi trovo bene, una società seria. È capitato comunque Pirola, che è il presidente, mi stava facendo la corte già quest'estate. Però io ormai avevo scelto di non giocare più a pallavolo e poi ha continuato questo corteggiamento durante l'anno e poi a gennaio ho deciso ok, provo a fare questo fine campionato a Busto, cercando di vincere, di fare un buon campionato e poi vediamo se c'era la possibilità di andare all'Olimpiade. Adesso altra domanda, so. questa è particolarmente bella e sono curioso della tua risposta. Che responsabilità ha rappresentato negli anni per te il peso di essere la giocatrice italiana più forte, probabilmente più forte di tutti i tempi, ma anche quello di essere un simbolo dell'Italia in generale, non soltanto il mondo della pallavolo? Beh, sicuramente sono orgogliosa di questo, di essere ispirazione per tanti giovani, per tante ragazze. Non è un peso, perché sono sempre rimasta quella che ero, queste immagini qua, la ragazzina che vuole imparare, che vuole migliorarsi, e quindi nel momento in cui sono in allenamento in campo mi sento comunque uguale a tutte le altre, orgogliosa di cercare di imparare ogni giorno. Puoi ben capire che non sì. Ti lasceremo andare, però te lo abbiamo promesso, quindi ti facciamo giusto l'ultima domanda, che è ovviamente anche personale: che sogni ci sono nei cassetti di Francesco Vecinini? A parte quello che già abbiamo detto, no? Beh, in questo momento il mio sogno è cercare di contenere questo virus che sta facendo tantissimi disastri e che il mondo, noi umani, cerchiamo di cambiare i nostri cuori e i nostri pensieri. Tu sai chi verrà dopo di te in questa trasmissione, no? Ivan Zaitsev. Sì, sì. Non so se magari, non so, vogliamo trasmettergli un messaggio, no? Dalla Piccinini a Zaitsev, chiaramente quello di io resto a casa, no? L'hashtag. E magari anche un messaggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Abbiamo un pubblico abbastanza giovane e bisogna comunque sensibilizzare tutto il pubblico che ci segue a rimanere a casa in questo periodo, perché poi abbiamo anche avuto ospiti politici, ne avremo tanti altri. C'è qualcuno che ancora non segue benissimo questa
questa regola. Esattamente. E quindi... Infatti, il messaggio mio è quello sicuramente di restare a casa, perché se si resta a casa, tutto questo finirà il prima possibile, come è successo in Cina, e dobbiamo essere rispettosi nei confronti di noi stessi, ma soprattutto anche degli altri. L'ultima domanda è quella lì. L'ho scritto? Sì, vabbè, ma ci scrivono in tanti, ma è l'ultima domanda, è quella classica. A casa, qualche chiletto lo si sta prendendo? Secondo me no. La domanda finale per tutti, quindi. Sì. Ho preso 2,5 kg. Ragazzi, se lo ammette Francesca, allora siamo liberi tutti di prendere 2,5 kg. Quindi non mi venire a contestare questi 2,5 kg. Allora, tanto abbiamo la felpa per questo, così non si vede, no? Perché io vi do chiaramente quando ci mette anche luce. Quindi perfetto così. Francesca, grazie mille. È stato un onore averti con noi. Un onore veramente. Grazie a voi. In bocca al lupo per il futuro e speriamo bene. Io dico soltanto speriamo bene. No, io invece ti dico facciamo il tifo per te, ti vogliamo vedere tra un anno lì. Grazie, è stato un piacere, ragazzi. Piacere tutto nostro. Grazie mille a Francesca Puccini. Grande emozione. Un personaggio storico del volley, me la ricordo da sempre nel volley, veramente. Quando l'anno scorso aveva annunciato comunque l'addio, non ti dico che sembrava si era interrotta. Per fortuna, magari anche la voglia, no, di partecipare a queste Olimpiadi ha cambiato qualcosa. Poi forse non tutto il male viene per nuocere, no? Il fatto che siano state rimandate, magari ci vediamo Francesca Piccinini. Tra l'altro lei è un grande esempio, un anno in campo. Perché in questa stagione, con le sue prestazioni, ha spazzato via quello che forse era diventata una banale verità, quella che i grandi ritorni spesso si trasformano in grandi delusioni. Non è stato il caso di Francesca, perché sì, ha avuto un periodo di riambientamento, di ovviamente anche fisico, ma poi è tornata ad essere la Francesca che conosciamo, e quel sogno chiamato Olimpiadi di Tokyo, oggi non 2020 ma 2021, secondo me è un sogno che si può raggiungere. Poi l'ho persa un raggiungere. Pochino l'argomento, hanno cambiato il nome? No, resterà così come Tokyo. 2020, che poi la UEFA ha anche smentito il fatto che cambiasse nome. Io già vedo collegato il secondo ospite. Ti svelo qualche aneddoto. Non ti puoi girare da quella. Noi abbiamo un pochino di cose da mandare. Lascia le scalette, perché le cose le manderei. No, io ti svelo un aneddoto, sì. No? Sai la mia passione per la pallavolo. Sì. Sono innamorato pallavolisticamente di questo giocatore, ma lo abbiamo sempre detto, basta che qualcuno dia una sbirciata ai miei social per capire che una cosa. Ecco, averlo qui oggi. Ma poi no, il problema è che quando tu ti innamori sportivamente degli atleti, che cerchi di emularli sul campo, Skyball non ci riesce a farla, quindi è inutile. Non so, nemmeno a tirare a 134 km/h, ma forse nemmeno con la macchina so andare a 134 km/h. Lui invece riesce a tirare una palla da pallavolo. Ale è il capitano della nazionale italiana, è il capitano di Modena, è società che è tra le più gloriose della nostra pallavolo. Ma è un simbolo. Oggi è il simbolo della pallavolo italiana. Ci sta chiamando lui, io lo vedo già. Lo zar, il capitano. Ho la pelle d'oca. Il capitano della nostra nazionale, Ivan Zaitsev. Non ti dico già le domande che ci stanno arrivando a ripetizione a Iosa per Ivan Zaitsev, anche lui, Olimpiadi, non Olimpiadi, obiettivi stagionali, non stagionali. Innanzitutto, come stai? Ciao ragazzi, è un piacere essere qui con voi, anche se a distanza. E niente, aspettiamo le domande, vediamo un po', come vedete mi alzo, vedi, una maglia di Tokyo, vedi. Tra l'altro, lo zar già avanti lui. Una cosa possiamo dirla dopo questa scena: lo zar i 2 kg non li ha presi. No, assolutamente ancora, no. È in ancora formissima. Non li ha presi. Diciamo che qualche sgarro ho fatto in quarantena, un attimo che Ivan, ti chiediamo già scusa, perché balbetteremo spesso, perché per noi è una grande emozione, ma non è retorica, penso l'avrei capito in questi giorni quando ci siamo sentiti, per noi è una grande emozione averti qui con noi, ma anche una certa responsabilità, perché tu non sei mai banale, anche nelle dichiarazioni, lo hai fatto più volte mettendoci la faccia sia con la nazionale, sia con i club, sia in questo momento di sensibilizzazione. Ieri hai anche dichiarato che è la cosa giusta rinviare queste Olimpiadi. Volevamo sentire proprio questo parere da capitano della nazionale, che è una delle nazionali che arriverà a questa manifestazione anche con il peso di chi dovrà
quantomeno mantenere i risultati delle ultime due spedizioni. Grazie della pressione che mi state mettendo da subito. No, vabbè, noi sinceramente come chi era 4 anni fa a Rio sognavamo questa Olimpiade, sognavamo una rivincita, sognavamo di iniziarla e di cercare di replicare il percorso che abbiamo fatto 4 anni fa. Però di fronte a questa situazione di epidemia dichiarata dall'OMS non possiamo che accettare la decisione giusta che è stata presa, che è quella di rimandare di un anno il tutto quanto, perché le condizioni non ci sono, le condizioni di salute non ci sono, non ci sono le garanzie a sufficienza, e quindi noi, come tutto il mondo dello sport, si metterà in attesa di un anno. È giusto così, è il buon senso olimpico che l'ho detta, e in questo momento tutti quanti gli atleti che sono tutti uguali in questo momento si rimandano nel sogno olimpico di un anno, almeno. Ivan, noi ti abbiamo visto stamattina con un post su Instagram in cui, diciamo, il tempo libero lo stai passando insieme alla tua famiglia e, diciamo, avevi qualcosa, un'opera d'arte sul viso, poi te la sei cancellata, no? Ma per noi potevi andare benissimo anche io. Io gliel'ho anche scritto, ti vogliamo vedere così. Invece, per fortuna o per sfortuna, magari, perché sarebbe stato comunque anche curioso, il capitano della nazionale italiana di volley dipinto, perché no? Come stai passando questi giorni insieme alla tua famiglia? Ti mancano un pochino gli allenamenti, dai, di la verità. No, gli allenamenti mancano, sto cercando in tutti i modi di organizzare una fuga da Alcatraz, da casa, perché è una banda di matti con 3 ragazzini piccoli, ci si sveglia prestissimo la mattina, si va molto presto, tardi la sera, perché molto presto a letto la sera. C'è un ritorno di audio in cuffie che mi dà fastidio. Aspetta, ora proviamo a sistemarlo, perdonaci. No, sì. No, vabbè, tranquilli, mi ci abituo. No, è bello, abbiamo recuperato un pochettino il ritmo delle vacanze, abbiamo recuperato il tempo che non sono riuscito a spendere con i ragazzi quando sono in giro per il mondo a giocare o comunque in trasferta, e quindi c'è comunque qualcosa di positivo. Il lato negativo è che, come ha detto Francesca prima, magari qualche chiletto lo si mette su, o più che altro lo si perde facilmente, perché avendo smesso di allenarci la muscolatura comincia un pochettino a cedere. E vero è che abbiamo rubato un po' di attrezzi in sala pesi per Pallapanini, abbiamo organizzato delle mini sale pesi individuali nelle proprie case, quindi io continuo a mantenermi in forma in garage. Però adesso è arrivato il freddo e mi tocca mettermi 7-8 felpe, perché veramente la sfiga, quando ci vuol vedere ci vede bene, quindi adesso ho anche freddo, garage. Le grandi leggi di Murphy arrivano chiaramente tanti... Sì, però una cosa te la voglio... Sì. Voglio andare sul profilo di Ivan, perché sì, la muscolatura, ma uno che ha 2 braccia così, ma che muscolatura deve perdere una settimana? Tu puoi stare almeno 15 giorni, un mese lì seduto con la tua famiglia, tanto... Sei devastante, quindi... Al massimo perdi 1 chilometro orario della battuta che hai. Ma fa la differenza, perché di fronte non è che abbiamo dei brocchi, eh. Assolutamente vero. Come si dice, non si gioca contro gli ombrelloni, ma contro atleti comunque. E, Ivan, niente, arrivano, a parte tantissimi commenti estetici che arrivano dalle nostre ascoltatrici, non soltanto... Sono pure trasantato, sono chiuso i barbieri, guardo i capelli, sono lunghissimi. Infatti quello è il vero problema, Orazio Comando anche. Si no, io non so più come fare i capelli, quindi non lasciamo, stendiamo un velo pietoso, no? Guardate qua, ragazzi. Ivan, tante domande. Io quella che volevo farti è... A prescindere dalla pressione psicologica, che uno come te non la sente, e lo hai dimostrato più volte, io ho ancora in mente quei 4 ace contro gli Stati Uniti. Mamma mia. Un altro giocatore normale, lo dico anche per esperienza, avendo seguito la pallavolo per tanti anni, al primo se la sarebbe fatta addosso. E Caterina nella ci partita chiede... più importante, Ivan Zaitsev va in battuta e ci porta, grazie poi al muro di Buti, ci porta poi in finale alle Olimpiadi. E Caterina fa una domanda assurda per me, però molto interessante: mi dedichi un ace alle prossime Olimpiadi? Va bene, aggiudicato. È la cosa più facile da chiedere a Ivan Zaitsev. E poi mette la C di questa nostra... Altra cosa, quello che volevo chiederti: terzo posto alla prima Olimpiade, secondo, con tanto rammarico, perché probabilmente... Non sapevo che andavate a finire là. No, aspetta, volevo proprio arrivare lì.
Ivan, secondo, con tanto rammarico, perché secondo me siamo arrivati un po' scarichi fisicamente contro il Brasile dopo la maratona contro gli Stati Uniti. Che cosa ci saremmo dovuti aspettare a Tokyo 2020 e che cosa dobbiamo aspettarci a Tokyo 2021? In ordine, la gerarchia è terzo, secondo, manca un gradino. Tra pochissimo ci risponderà, ha qualche problema in cuffia allo zar, lo vedo un attimo, secondo me non ci ha voluto rispondere. No, secondo me è la scaramanzia. Con Carmine Rossi, eccolo qua, ci chiamerà tra pochissimo Ivan Zaitsev, però Alex, la risposta ovviamente ce la deve dare lui, perché, ecco qua, vedo la nostra regia al lavoro, terzo posto alle Olimpiadi, il sì. Secondo in teoria Alex. Ma non si dice in questi casi, Oro, lo sai, non possiamo andare lì, poi magari passiamo per quelli che gliel'hanno gufata, assolutamente non è glielo chiediamo, penso lo vediamo di nuovo lo zar. Ivan, torniamo da te, quindi che cosa dobbiamo aspettare? Ci siete, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Stavo litigando un attimo con la tecnologia, scusate. E, che dire, sì, la prosecuzione giusta sarebbe sì, bronzo, ormai tutti i gradini del podio, abbiamo fatto il terzo e il secondo e a Tokyo sarebbe opportuno salire sul più alto gradino del podio, però onestamente sarà molto difficile, se l'Olimpiade è sempre particolare da quel punto di vista, gioca un sacco di scherzi anche dal punto di vista emotivo. Noi ci siamo portati dietro un'esperienza molto molto positiva per quello che siamo riusciti ad esprimere dal punto di vista emotivo e mentale a Rio de Janeiro e sicuramente il nostro obiettivo principale a Tokyo è arrivare prontissimi dal punto di vista psicologico, perché la testa in quelle occasioni gioca brutti scherzi. Poi la pallavolo è uno sport abbastanza equilibrato, le squadre sono molto vicine tra loro, non ci sono delle favorite secche, quindi si va lì e ce la si gioca. Secondo te era l'anno giusto, Ivan? Speriamo che sia questa Olimpiade giocata per la prima volta nella storia in un anno dispari, e anche se pare che si continuerà a chiamare Tokyo 2020, perché logicamente le medaglie, tutto quanto, tutti i loghi sono già stati belli che preparati, penso che sarà un dispendio economico inutile da affrontare, ma quello lo vedremo in seguito. Un'altra cosa che volevamo chiederti, da capitano della nazionale, che peso vuol dire portare quella maglia che, e soprattutto quella riga sotto il numero 9, essere il capitano di una nazione, soprattutto in competizioni come il Mondiale, la World League, l'Europeo, ma soprattutto le Olimpiadi, perché l'Italia della pallavolo vanta una grande tradizione, ma alle Olimpiadi paradossalmente riesce a dare il meglio di sé. È una questione di orgoglio, è una questione di un sentimento che parte dal profondo, perché io nella mia storia personale l'ho dovuta conquistare la cittadinanza italiana, l'ho conquistata con le unghie e con i denti, seguendo le regole e la legislazione della Repubblica. Sono dovuto stare consecutivamente residente in Italia per 10 anni, poi finalmente quando ho preso la cittadinanza è stata come una liberazione. Ed in 2 anni è stata praticamente una rinascita. In quei 2 anni lì ho cambiato ruolo e sono ripartito praticamente da zero nella mia carriera per arrivare a giocare con la maglia azzurra e ad essere il capitano della nazionale. Ed è qualcosa di unico, è una sensazione veramente che mi dà i brividi ogni volta che scendo in campo, ogni volta che sento intonare l'inno, sento partire l'inno. È bellissimo, è come scendere in guerra per il proprio paese sapendo che tu rappresenti un movimento pallavolistico molto ampio. Siamo il secondo sport per numero di praticanti d'Italia, magari dal punto di vista femminile ci sono molti più praticanti rispetto al maschile, perché comunque i maschietti, qualcuno a meno che non vieni fuori 2 metri e passa, scelgono sempre di andare verso il calcio. Però ecco, mi sento di rappresentare tutti quei ragazzi che giocano nelle palestre, dal CSI fino alla Serie D. È bello, è una sensazione rara.
Allora, Evan, io invece vado un pochino sull'attualità, no? Secondo te come andrà a finire questo discorso? Si riprenderà a giocare non soltanto nella pallavolo, in tutti gli sport? È giusto anche farlo? Credo, non so, adesso vado a memoria, ma non credo mai si sia assegnato il titolo a tavolino nel tuo sport, così come in altri casi nell'epoca recente. Sì, forse assegnare un titolo a tavolino porterebbe a degli strascichi polemici importanti. Conoscendo il mio sport, il mio ambiente, sarebbe opportuno evitarlo. Per questo credo che inizialmente è stata spostata la VNL, la Volleyball Nations League, dove la FIVB si è espressa che ha voluto posticiparla fino a dopo le Olimpiadi. Poi successivamente le Olimpiadi sono state addirittura trasportate nel tempo di un anno, spostate nel tempo di un anno, quindi questo teoricamente ci permetterebbe di finire la stagione, di finire la stagione regolare, dove mancano dalle 5 alle 3 gare a seconda delle partite da recuperare, e dove ci sarebbe anche idealmente uno spazio per un playoff più o meno standard, o a seconda di quello che decideranno, un po' più corto. Però tutto questo logicamente dipende dall'aspetto sanitario, perché quella è la priorità in questo momento. Sono felice di vedere finalmente per 3 giorni consecutivi la discesa del numero dei contagiati, quindi si spera che abbiamo superato il picco, che si vada verso un miglioramento della salute pubblica, e quindi tutto passa da lì. Adesso non so quanto ci vorrà un mese, un mese e mezzo, 2 mesi, però io sono disposto ad aspettare e a finire anche il campionato, qualora ce ne fosse l'opportunità, anche a giugno. Ma ritrovare la forma fisica sarà difficile, anche perché poi immagino che una volta si dovesse riprendere il campionato, cioè a meno che non si giochi, tra l'altro è più complicato per un pallavolista alle prese con continui salti anche per l'articolazione delle ginocchia, correggimi se sbaglio, non è semplice dall'oggi al domani fermarti 2-3 settimane e tornare a saltare come se nulla fosse. No, non è semplice per nessuno, è abbastanza complicato. Sicuramente le mie ginocchia adesso ringraziano, perché sono quasi tornato ragazzino da quel punto di vista. Le infiammazioni sono quasi sparite, comunque si fanno sentire la mattina quando ti alzi dal letto, ma quelli sono i pregi e i difetti del mestiere che facciamo. È uno sport molto traumatico il nostro. E il problema è recuperare la forma fisica di squadra, il feeling di squadra, perché non riuscendo ad allenarci in gruppo, quello sarà da recuperare nell'arco di 2 settimane se una squadra è veramente brava, se no altre squadre magari ci metteranno un mesetto circa. Quindi noi ci stiamo portando avanti adesso individualmente dal punto di vista fisico, mantenendoci in tiro, tra virgolette, ci manteniamo pronti, perché staccare del tutto non è mai consigliabile, e per poi sperando di ripartire tutti insieme. Prima di chiederti qualche curiosità, io torno un attimo a parlare di pallavolo. Tu sei, e non lo dico per tifo, non lo dico perché avrai capito, diciamo, l'ammirazione che ho nei tuoi confronti, ma nel tuo ruolo per me sei il numero uno oggi al mondo, e sfido chiunque a dire il contrario. Però sei anche un giocatore duttile, lo hai dimostrato in nazionale giocando anche da posto 4, l'hai dimostrato anche nei club. Ora, giocare con Zaitsev e Juan Torena di banda, tra pochissimo torneremo ancora con Ivan che fa i capricci, eccolo qua, tra pochissimo andremo da lui. Quello che volevo chiedere a Ivan Zaitsev, tra l'altro sbirciavo anche alcune attività culinarie sul suo profilo, Carmine Rossi ci darà adesso lo che con Ivan Zaitsev. Eccolo qua, lo vedo di nuovo. Ivan, ci sei? Sto facendo un casino, ragazzi. Ma noi ti perdoniamo tutto, siamo ancora in debito con te per tutto quello che ci hai regalato, per tutte le emozioni che ci hai regalato negli anni. Quello che volevo chiederti: giocare eventualmente con Zaitsev e Buontorena di banda, magari Vettori o altri ragazzi che stanno emergendo, è un po' come giocare, facendo il paragone col calcio, con Messi e Ronaldo nella stessa squadra? Beh, lì hanno delle personalità abbastanza spiccate, non che noi non ce l'abbiamo, ma il nostro sport è radicalmente diverso rispetto al calcio. Il calcio ti dà la possibilità di prendere la palla, tenerla e di esprimere il tuo carattere, il tuo potenziale individualmente. La pallavolo questo lo, tra virgolette, annienta, perché
c'è l'obbligo del passaggio, non puoi tenere la palla, sarebbe fallo, quindi bisogna trovare l'amalgama perfetta di squadra, è per quello che tanti allenatori, se non la stragrande maggioranza, se non quasi tutti quanti, cercano sempre di ritagliarsi molto spazio dal punto di vista della preparazione per mettere a punto tutti quanti i dettagli di una squadra. Nella pallavolo le preparazioni sono le preparazioni fisiche, le preparazioni ad eventi importanti come in questo caso magari le Olimpiadi, sono lunghissime proprio per trovare tutti i meccanismi ideali per fondere tutti quanti i caratteri, tutte le personalità insieme. Nel calcio questo è tra virgolette bypassabile, perché comunque non c'è l'obbligo del passaggio, cioè sì, la devi passare, però la puoi tenere in più. Che rapporto hai con Osmani? Osmani molto buono, è un cazzone, si può dire in TV. Sì, tu puoi dire di tutto. Se vuoi, un hashtag. No, è bravo, è forte e lo odio un po' perché lui è il classico giocatore che al rientro da questa pausa sarà, se dovessimo ricominciare logicamente, sarà il più forte sul pianeta, perché praticamente se lui lo fermi per 4 anni, lo rimetti in palestra dopo che non ha fatto niente per 4 anni, non ti dico che rende uguale, ma quasi. A me per recuperare la forma fisica mi ci vorrà un'infinità, quindi mi fa rodere per questa sua capacità che fortunatamente noi riusciamo a sfruttare anche in nazionale. Ci chiedono se sai cucinare e qual è il tuo piatto preferito. E se cucini tu, soprattutto a casa? Cucino io, perché avendo 3 bambini piccoli, la piccolissima di 5 mesi e mezzo sta praticamente incollata sempre alla mamma, e io mi diverto anche a passare il tempo cucinando, niente di a livelli di Masterchef, cioè cacio e pepe, carbonara, matriciana, roba da battaglia, insomma. Mica, ma se lo sogna Masterchef, una matriciana comunque, Ivan. Un pescetto ogni tanto, un po' di carne, dai, cose elaborate ultimamente non le ho fatte perché anch'io sono un po' pigro. Mi sono impigrito un po' in cucina, però dai, recupererò. Allora, ci chiedono, questa però devi essere tu a dire sì o no, se ci canti il tuo ritornello preferito, della tua canzone preferita. Io odio cantare, non canterò mai in pubblico, neanche sotto tortura proprio. Quindi però almeno ci puoi dire qual è la tua canzone preferita? La mia canzone, guarda, nel mio telefono c'è di tutto, dai Linkin Park a De Gregori, quindi è difficile stabilirne una. Anche così, su due piedi cantare Linkin Park mi sembra comunque difficile. Era complicato. Spezzo una lancia fuori di io, già solamente. No, vabbè, la voce di Chester è irreplicabile. Zar, altra domanda. Italia-Stati Uniti, è la partita perfetta di Van Zaitsev? Quei 4 ace? No, assolutamente no. Rivedendola ho visto che ho fatto un sacco di errori, un sacco di imprecisioni, magari dettati anche dalla tensione, ma tutti quanti, le squadre erano molto contratte, poi si sono un po' sciolte da metà partita in poi. È stata la partita dove sono riuscito a trovare la cosiddetta bolla, il famoso flow degli sportivi, dove ti sembra che il tempo intorno a te si fermi, riesci a intuire le traiettorie degli avversari, riesci a capire dove cadrà la palla, cosa farà l'altro, intuisci un po' tutto quanto e ti senti in quel momento superiore a tutti, quasi ti senti invincibile, e questo è accaduto durante quella serie di battute, anzi neanche dall'inizio della serie delle battute, a metà, dopo il primo ace, se voi vi ricordate dopo il primo ace, che è quello che ci ha dato il vantaggio del 23-22, ho alzato gli occhi al cielo e proprio è come se mi entrasse dentro tutta l'energia e tutta la carica del mondo. Siamo veramente in chiusura. L'ultima domanda, e poi abbiamo una cosa da fare. Sì, che ci chiede: hai mai provato a fare un altro sport oltre al volley? Sì,
Mi piace molto il basket perché c'è il contatto fisico e la pallavolo da questo punto di vista mi sta un pochettino sulle palle perché vorrei un po' di contatto fisico, ma da regolamento è quasi impossibile. Non l'avrei mai detto io. Inventarsi una cosa del genere, non so, magari che ne so, il punto dell'otto tipo Royal Rumble, ci troviamo tutti insieme a darci le spallate, a darci pugni, calci, non lo so. E mi piace molto il basket, mi piace molto il tennis, per il calcio. Beh, tennis, contatto fisico, così. Non è che ce ne sia tanto, Ivan. No, però il tennis dal punto di vista mentale mi piace molto. È veramente uno sport strano e molto complicato dal punto di vista mentale. Infatti stimo tantissimo i primi tennisti al mondo, cioè Roger Federer uno su tutti, per la capacità di gestione mentale di una partita che può durare anche 6 ore. Abbiamo finito, noi abbiamo un desiderio. Tu stai fermo così che noi veniamo sotto il monitor a scattarci un selfie con te. La prima volta lo facciamo in diretta, però il capitano, chiedo a Christian Chitti di mantenere questa inquadratura. Faccio finta di abbracciarvi. Ok, ci abbracciamo con lo zar, fai tu uguale. Mi alzo. Oh, sì, dai. Il bello della diretta, Ivan, grazie, è stato un onore averti con noi. Grazie ragazzi. Grazie mille Ivan, in bocca al lupo per il futuro. Capitano, contiamo su di te il prossimo anno, Senza pressione, ragazzi. Senza alcun tipo di pressione. Accumula cattiveria da mandare via poi fuori nel 2021. Agli ordini. Grazie infinite Ivan Zaitz, in bocca al lupo, è stato un onore, una puntata clamorosa, la Piccinini prima, Ivan Zaitz. Ale, abbiamo fatto 42 abbiamo minuti la e purtroppo griffata Sport Italia, però che è la nostra nazionale, un bel tricolore addosso, ce lo sentiamo anche noi questo